27, primo tedoforo degli italiani, ore 4:20 nel nostro paese, 7 ore in più in Corea del Sud. A Suwon, una delle emozioni più grandi sportivamente parlando e non solo, Giampaolo Fattore di San Martino del Lago la vive dall'altra parte del mondo e lo fa quasi a 60 anni. Tedoforo grazie alla selezione Samsung, il casalasco aiuta la torcia olimpica che sta percorrendo 2018 km per tutto il paese asiatico a fare un piccolo passo di 250-300 metri ed entra nel 66esimo giorno della staffetta olimpica nella storia a 5 cerchi a modo suo. Il fuoco di Olimpia che Giampaolo sta trasportando accenderà infatti il braciere di Pyeongchang, cittadina a 180 km dalla capitale Seoul, il prossimo 9 febbraio, quando le Olimpiadi invernali 2018 inizieranno ufficialmente. Non si riescono a trovare le parole adatte per riuscire a trasmettere quello che è successo oggi. Praticamente alle 8:20, alle 8:10 ci hanno prelevato, ci hanno portato in questo stadio dove ci hanno fatto questo briefing, dato la divisa, ma un'accoglienza incredibile, veramente assistenza da tutte le parti, foto, e poi sul pullman, sull'autobus con gli altri tedofori, ho avuto tra virgolette l'onore di essere il primo italiano a partire. Un venerdì decisamente diverso, dunque, in una cittadina della Corea del Sud, Suwon, molto popolata con scuole e ospedali. E tutta la gente festosa al fianco della strada, e finché tocca a te. Ed è incredibile perché 3 secondi prima sull'autobus eri tranquillo, eri contentissimo, felice, non stavi piano piano, e scendi da quei 2 gradini una ventata di emozione, con gente che ti applaude, con persone che ti dicono di guardare verso la telecamera. Veramente un abbraccio calorosissimo da parte di tutti, organizzatori, persone. Particolare il fatto di ricevere la torcia da un ragazzo coreano conosciuto solo pochi minuti prima, simbolo dell'unione che lo sport sa creare a livello mondiale. Poi la staffetta passa a William Palamara, altro italiano, unito a Giampaolo da un punto di vista molto particolare. È un ragazzo che ha il diabete come me, ma che veramente lotta e tutti i giorni si fa promotore all'interno di ospedali e ha creato questa manifestazione sportiva che è la maratona del diabete. Per cui anche passare un qualcosa di una persona veramente veramente valida. Una volta tornato sul pullman a Giampaolo le mani tremano ancora. Arrivare a 60 anni e provare un'emozione del genere, anzitutto mi fa piacere perché mi emoziono e voglio continuare ad emozionarmi, voglio continuare a sognare. Sabato Fattori e gli altri tedofori con lui vivranno un'altra bellissima giornata con visita a un centro culturale, a un museo e poi un pomeriggio in libertà al circuito di Seoul con un solo rammarico, o meglio quasi una speranza. Non voglio che finisca, non voglio svegliarmi. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao.